La scelta di esserti iscritta all'interno del dipartimento è stata all'altezza delle tue aspettative? Più che aspettative è stata una grande opportunità, perché ho scelto la magistrale in un momento maturo della mia vita e nel momento in cui appunto ho aperto questo corso di laurea innovazione, governance e sostenibilità nel 2021 è coinciso nell'anno in cui ho deciso di licenziarmi dal mio lavoro e ho deciso di intraprendere questo percorso per acquisire nuove competenze, rientrare nel mondo del lavoro anche da grande perché ho 35 anni, sto conseguendo la laurea conseguita in 2 anni perché il percorso lo permette, i professori lo permettono per tornare appunto nel mondo del lavoro con più competenze e soprattutto finalmente facendo quello che mi piace, perché se ci sono riuscita in 2 anni non nascondo è perché mi piace tantissimo. Ho trovato i temi di cui finalmente condivido pensieri, etica e prospettiva e adesso ho delle bellissime diciamo aspettative a cui posso arrivare grazie a questo percorso di laurea che mi ha indirizzato e adesso dovrò solo scegliere nel dettaglio cosa vorrò fare, perché comunque adesso sono più decisa su quello che voglio fare rispetto al mio primo percorso nel 2013, concluso nel 2014, sempre qui, e che mi ha permesso subito di entrare nel mondo del lavoro, appunto quel mondo che poi ho lasciato perché era più orientato al profitto. Io adesso sono più orientata all'economia circolare e tutto ciò che mi ha insegnato il mio corso di laurea. Pensi che questo dipartimento ti possa dare gli strumenti per affrontare il mondo lavorativo? Beh sì, penso che questo dipartimento possa partire da un presupposto di un bagaglio culturale e soprattutto informativo tramite quelle che sono le nozioni che vengono trasmesse durante le lezioni, ma soprattutto una particolarità che bisogna non sottovalutare, che tutti i docenti, quindi con tutto il comparto docenti, non solo sono docenti ma sono esperti nell'ambito lavorativo, quindi non si fermano solo alla mera spiegazione in aula ma rendono quelle che sono le lezioni interattive, soprattutto vi è tramite il loro rapporto un incontro diretto con quelle che sono le aziende proprio per capire quelle che sono le necessità del mercato, soprattutto nell'ambito lavorativo, e quindi quelle che sono le competenze e le skills richieste dal mercato, soprattutto tenendo conto che al momento il mercato lavorativo si è evoluto rispetto a 10-15 anni fa, e quindi questo incontro diretto con esperti praticanti nel settore e a loro volta anche diciamo figure istituzionali che studiano, continuano a studiare, effettuare ricerche, ci permette di avere un contatto diretto con quelle che sono le imprese o comunque l'ambito lavorativo. Io diciamo frequento un corso di laurea magistrale nel settore bancario e assicurativo, e quindi avere dei docenti che oltre ad essere dei semplici docenti ma soprattutto super disponibili lavorano prettamente in quell'ambito, quindi avere un docente di diritto che si occupa di spiegare quello che è la regolamentazione per esempio nell'ambito bancario risulta essere fondamentale non solo dal punto di vista nozionale ma anche dal punto di vista operativo, secondo quale sono le leggi che bisogna rispettare. Inoltre comunque il dipartimento, insieme a quelli che sono i servizi che va ad offrire, va ad implementare tutta una serie di approfondimenti e predisposizione a quello che sarà il mondo lavorativo tramite seminari, interventi curriculari ed extracurriculari, e quindi questo ci facilita in particolar modo. Poi in particolare sappiamo che all'interno dell'università come figure, come realtà, oltre al comparto di chi si occupa nella gestione di quelli che sono i corsi di laurea, ci sono i rappresentanti, di cui io ne faccio parte, degli studenti che si mobilitano ad puntellare o a migliorare comunque quelle che sono di base i servizi che va ad offrire il Dipartimento tramite il loro lavoro quotidiano, e di conseguenza cerchiamo sempre di creare un'altra iterazione dal punto di vista di contatto studente con il mondo del lavoro. Ricky, non possiamo che augurarti buona fortuna. Grazie. Grazie a te, ciao.